Eccoci qua ragazzi, ben trovati e ritrovati sul canale del tubo del vostro Eric Vita. Vedete? Sono arrivati un po' di pacchettini e pacchettoni. Sono arrivati allora dei pacchetti per il mio setup, anche di studio, insomma Action Cam. Ho già spoilerato un po' tutto dicendo Action Cam, soprattutto per il mio viaggio e futuri viaggi. Si inizia a ripartire ragazzi, È uno scatolone anche abbastanza grande e... andiamo ad aprirlo? Sì, andiamo. Allora, andiamo ad aprire un po' di pacchetti. Come vedrete qui, insomma, dalla camera, sto diciamo, usando anche la DJI Action 2 in profondità. Sono anche dei pacchetti, vedete, Brit Part per il mio Defender. Questo non è altro che un foglio Dynamat per insonorizzazione, insomma, anticalore, antitutto, per fare cassone dietro, parafanghi e ricoprire e rivestire. Scusate la mia Def TD5. Poi, scusatemi, allontano dal campo. È arrivato anche un po' di accessori, ragazzi. Accessori e ricambi. Vedete, insomma, filtri aria, filtri gasolio, filtri olio. Un po' di accessori. Come vedete, questi sono dei passacavi esterni della Equipe 4x4 che passano fuori, diciamo, al montante del vetro anteriore. Poi ci sono un po' di faretti, stivaggio, cassone superiore, tendalini, ma non spoilerò altri perché quello che vedete, insomma, saranno altri video dedicati sia per il viaggio che per la preparazione del mio Def TD5, sempre sul canale. Anzi, per l'occasione, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Mi raccomando, like, prendete la campanella delle notifiche, seguitemi sui vari social, tra cui TikTok, il mio nuovo social, e su Instagram ericvita2020 e su Telegram faronitech.com. Iniziamo a scaldare, bando alle ciance, troppe chiacchiere. Allora, un po' di cosette arrivate da Amazon, tiriamo fuori. Allora, facciamo così, paccone grande, via, con altri pacchettini. Ecco qui, mi sono messo seduto un po' più comodo. Track Life metto in descrizione di tutti i prodotti che uso e consumo, che ho per l'unboxing. Sono arrivati due lucchetti della Yale. A combinazione questi andranno messi sopra, diciamo, le porte taniche singole, le taniche di ferro per quanto riguarda il carburante, il diesel, naftata, che andrò a fare, insomma, in Africa, non dico adesso il paese, poi a breve lo spoglierò, per, insomma, entrare nel deserto e portarmi la scorta di naftata, insomma, però nella nave, insomma, quando la macchina è parcheggiata. Ho trovato questi ali, insomma, con la combinazione con l'archetto, diciamo, la 1, diciamo, abbastanza lunga da 31 mm, che mi servono, insomma, per agganciare una bella piastrina, e sto cercando anche quelli con il cetto d'acciaio, però a breve prenderò anche quelli. Allora, poi partiamo qui velocemente, partiamo perché ci abbiamo un sacco da scartare. Questa è, diciamo, una delle camere che porterò, insomma, con me, è a 360, la Instant One X2. E allora, con vari attacchi bastoni, non dico altro, insomma, andrò a mettere la mia Insta, vedete, l'attacco tipo GoPro, con l'attacco a vite, diciamo, la fiettatura femmina, dove si attacca al bastone. Questa è la chiave per stringere bene, protezione in più che già ce l'ho originale della Insta 360, e insomma andrà a proteggersi. Poi devono arrivare, non sono arrivate anche le proteggi lente, perché insomma lì nel deserto si potrebbero graffiare, e mettere col bastone. Poi è arrivato quest'altro pacchettino che vediamo bene, questa è una chicchetta. Allora, come sapete, insomma, alcuni pezzi, insomma, alcuni ricambi, mettiamo vari pezzi elettronici, sono difficili da trovare, soprattutto gli accessori Insta. O bisogna prendere su insta360.com, lì, insomma, dalla Cina, o se hanno qualche magazzino in Europa, però ci mettono un po' di tempo. I prezzi sono saliti.
ho preso della Unbob, se non dico errato, poi metto comunque il link in descrizione, anche se è made in Cina. Il caricatore, vediamo, ah, peccato, micro USB, va bene, caricatore per la doppia batteria della Insta360 One X RS, che ho solo una batteria, ho preso anche la seconda batteria, doveva arrivare ma non è arrivata, così questa sarà una delle camere del setup per l'Africa. Allora, passiamo al secondo pacchetto. Questo dovrebbe arrivare da America, però magazzini Europa. È una bella chicchetta che ho già messo una storia di reel, insomma, su Instagram. Per quanto riguarda vari pezzetti, vedete, eccole qui ragazzi, mettiamo tutto, della Quad Lock. Come vedete, qui sopra c'è il mio iPhone 13 Pro Max, che mi accompagna anche nel viaggio, e ho preso, diciamo, la basetta da attaccare, diciamo, al vetro, con la custodia per l'iPhone 13 Pro Max Mag, cioè MagSafe, e poi ho preso questi altri, allora non riesco, ok, questi altri aggeggini originali, sempre Quad Lock. Se stai seguendo questo video, io sono qui, ho anche scritto, insomma, se qualcosa volevamo collaborare, ma nessuna risposta. Un adattatore da un accendisigari con due spinette a 5A e una da 1A tutte. Poi apriamo anche l'altro, abbiamo rotto la scatola perché non riesco, sono talmente molto minimal, ma molto packaging, molto fatto bene. Ok, varie informazioni, la guida di informazione, vedete il MagSafe, attacco magnetico, dove qui poi c'è il cavetto, penso, eccolo qui, con anche la chiave fornita, il cavetto da USB Type-C, Type-A, dove va messo qui e poi va messo, vedete, sopra la mia basetta che si attacca, dalla Quad Lock che si attacca, poi metterò qualche immagine in descrizione. Allora, passiamo al paccone grande, carta, cartone, ok. Allora, un po' di accessori originale GoPro, ok. Allora, partiamo da questo più piccolo, senza spoilerare, ma già, insomma, avete visto che cos'è. È l'USB Pass Through Door, lo sportellino per fare la soletta per l'USB Type-C, dove, insomma, si va a chiudere, vedete, c'è anche un fermacavo laterale e va l'USB-C dentro, e dovrebbe essere stagno, va bene anche per il GoPro Hero 11, hanno messo il cartellino, vedi, è un prodotto, insomma, di qualche anno, insomma, già dal 9, dal 10, però come sapete la 11 è uguale. Allora, uno sportellino già ce l'ho, della Telesin, se mi stai sentendo, insomma, sono sempre qui anche per il viaggio, sia Insta che GoPro, porterò tutta le attrezzature Insta e GoPro. È un cavettone enorme, ragazzi, proprio enorme, proprio avrò tanti di quegli accessori e tanti di quei cavi. Questo non so se sarà l'ottavo, il nono o il decimo di cavi USB e C Type A con marcati GoPro, vedete, marcati GoPro. E questo è il semplice sportellino, diciamo, vedete, con le varie guarnizioni, la spugnetta, e qui entra il cavo, faccio vedere velocemente, entra il cavo, vedete, esce, e dovrebbe essere stagna per quanto riguarda la quazza, la brina, insomma, chiamatela come volete, per un time lapse notturno, ma non immergerla in acqua, mi raccomando ragazzi. Il nuovo accessorio, vedete, della, sto leggendo perché nemmeno io mi ricordo il nome, della GoPro Gumby, eccolo qui, questo è l'attacco, dove possiamo metterli e attorno agli alberi, vedete, e sono rimangono, fanno effetto memoria, nel senso che rimangono, vedete, possiamo anche tipo fare una legatura, vedete, guardate ragazzi, l'attacco, vedete, col marchio GoPro,
Allora, poi c'è la vite e c'è... Ah, ci sono altre due liquirizie, chiamiamole così, di ricambio, buone. E poi c'è la famosa slitta. Vediamo se è vero. La famosa slitta. Attacco GoPro. Mettiamo... Scusate, faccio un po' di... Via. La famosa slitta dove si dovrebbe girare, però non so il meccanismo. Allora, qui dietro si schiaccia. No. Ah, ecco. Scusate. Un po' di forza. Vedete, gira a 360 gradi, ma a, diciamo, fondamentalmente quattro posizioni, perché la prima girando, seconda ogni 90 gradi, quattro posizioni, 360 gradi ogni 90 gradi si gira, in base a come è messo, se la camera vogliamo mettere o per le famose, diciamo, inquadrature della nuova GoPro Hero 11, insomma, che può dipendere anche dal verticale per i vari social, oppure dall'alto, dall'altro lato sempre in piedi, oppure dal basso, insomma, se vogliamo fare qualcosa, piegarla in un altro senso. Va bene, lo proverò, poi lo testerò, soprattutto per il mio viaggio in, in Africa, ricordatevi ragazzi, e ok. Poi passiamo all'altra chicca, diciamo, frattempo. Allora, questo pezzo si è rotto da qualche parte? Non lo so. Ho trovato un pezzetto, adesso non so da che parte si è rotto. Adesso vediamo, se no rimando indietro. Che penso si sia rotto da qualche parte. Allora, ho preso il Mission da 55 litri, un borzone per sempre per il mio viaggio con il Defender TT5 in Africa. Non voglio portarmi in trolley. È molto robusto. Ah, eccolo qui, ragazzi, si è rotto. No, si è rotto. Me l'hanno mandato rotto, ragazzi. Vedete? Eccolo qui. Allora, vedete anche le guarnizioni, insomma, belle termosaldate per quanto riguarda la sabbia, insomma, africana, perché il famoso fresh africano, che è proprio l'arco, si infila da tutte le parti, ragazzi, anche nelle parti, scusate il termine, più intime nelle mutande. Cioè, l'ho preso perché sia un borzone da portare, diciamo, a mano, oppure da portare, vedete, ci sono le tracolle da attaccare. Si dovrebbe attaccare adesso, si dovrebbe attaccare qui, però qui adesso purtroppo è rotto, devo rimandare indietro. Vedete, si attacca, diciamo, la bretella si attacca, mettiamo TH qui, e poi adesso un'altra di qui, e questa dovrebbe passare, diciamo, attraverso qui dentro. Adesso senza, vedete, attaccarla qui, poi insomma fa, però questo è rotto, questo pezzo, e lo devo mandare indietro. Allora, come vedete, dentro, insomma, è un borzone da 55 litri dove c'è una tasca esterna da mettere, insomma, qualche cosetta piccolina, leggera, un laterale, ci sono anche le maniglie a modo di zaino di borsa, sia di qua che dall'altro lato. È molto molto resistente. Internamente ha, diciamo, un unico scomparso grande, con due, diciamo, taschine, vedete, forate, dove mettere, insomma, e c'è anche un porta a chiavi, un porta, insomma, qualcosa da mettere dentro, forate da mettere, insomma, qualcosa di sempre di fino, di leggero, e usarlo come come al posto del trolley. Pezzettino è andato via. Ecco qui, altro pacchetto arrivato sempre dal brand, non voglio spoilerare, ma dal brand americano, che anche questo viene, eccolo qui ragazzi. Cosa c'è? Cosa c'è? Ok, dual charge enduro battery, il carica batteria più una batteria enduro. Cosa c'è, ragazzi? Ah, una scandisca da 32 mi hanno regalato. Dulcis in fundo. Da GoPro Hero 11, ragazzi. Hero 11, ragazzi. Buttiamo tutto.
Allora, ragazzi, allora, come vedete è arrivata la nuova GoPro Hero 11, ragazzi, guardate, l'hanno incartata come un pacchetto regalo. Poi andiamo ad aprire subito, ma prima apriamo il pacco batterie, il dual charge e enduro battery. Dovrebbe essere il nuovo, non riesco mai ad aprirlo, vedete, c'è il, fino adesso l'ho strappato, c'è la ringhiottina. Va bene. Allora, aspetta, al contrario. Ok, come vedete. Scusate, allora ragazzi, dual charge più enduro batteries. Io ho capito, parte il video nuovo della Hero 11, che c'era una batteria, ma ne trovo addirittura due. Ben venga, per carità. Due batterie endure da 1745-1750 ampere circa, con il nuovo charge che è doppio mobiletto di carica e il cavetto, undicesimo cavetto GoPro. Va bene, queste batterie poi le metterò all'opera anche sia e soprattutto per il freddo, ma anche per il caldo, sempre in Africa. E tada, passiamo alla Hero 11, ragazzi. Non so adesso la confezione come l'hanno fatta questa volta, quest'anno. Eccola qui ragazzi, GoPro Hero 11 sul canale di Eric Vita. Vediamo una carta. Ok, sembra l'involucro con la linguetta. E no, è andata male. Fino alla 8 insomma c'era l'involucro in plastica, adesso dalla 9 alla 10 danno il cofanetto rigido con lo scritto GoPro. E vediamo dentro cosa c'è. C'è un cartoncino e dalla 9 adesso non è cambiato niente ragazzi, però io l'ho potuto prendere perché ho da 7, 8, 9, 10 e 11, mancava 12, facciamo numero pari. L'ho voluto prendere perché c'è qualche miglioria in più, ma andiamo a spellicolare. Adesso poi l'accendiamo, ma solo per prova. Spellicoliamo, ecco qui, attacchiamo tutto dentro, batteria non c'è, ed è qui. Allora, nella confezione mi sono scordato, allora che c'è? Cavetto, 12esimo cavetto, USB Type-C, una slittina 16, un attacco, una vite, un attacco curvo con l'adesivo 3M e la batteria già in dotazione, come vedete, nella 11 è da 1750 ampere circa, della enduro con la colorazione bianca. Allora, e poi vari insomma cavetti, scusate, vari insomma giornalini, insomma istruzioni e smart grid. Allora, la scritta sempre a parte in avanti, adesso devo recuperare una memory card insomma che è lì, ma adesso non la apro. Accendiamo, ecco qui ragazzi, è accesa GoPro Hero 11. Ok, adesso c'è le istruzioni, mettiamo in italiano. Ok, accetto. Attivazione no per adesso. Ok, 25%, controllo della scheda. Ok, non c'è. Allora ragazzi, che dire, conclusioni, questi sono un unboxing veloce insomma di vari accessori che sia per setup del canale, soprattutto del setup per i viaggi, per il mio Land Rover Defender 90 TD5, che a breve uscirà anche il video insomma dei vari accessori e upgrade insomma che sto facendo per quanto riguarda la mobilità, il carico insomma, e anche per la notte insomma, lo stivaggio insomma dei vari prodotti insomma, da roba da mangiare, acqua, cambi, pezzi di ricambio insomma che andrò a stivare nel mio Def 90 TT5. E a breve insomma usciranno dei vari vlog insomma, seguiti sempre sul canale. E per quanto riguarda sempre il Def 90 TD5,
e a fine ottobre il viaggio in Africa. Adesso lo posso anche spoilerare, no, in Africa, in Nord Africa, poi dirò, non so se avete capito, un 12 giorni passeremo in Nord Africa, un po' di fuoristrada, bivaccando diciamo nei vari campi con telefono satellitare, senza campo, senza niente, avremo un telefono satellitare, insomma avremo tutto occorrente per bivaccare, campeggiare e arrivare a delle medie insomma per stabilire delle tracce insomma col mio Garmin GPX 276CX. E che dire, un saluto dal vostro Eric Vida, seguitemi sempre sul canale e per le prossime avventure, soprattutto per il Nord Africa col mio Land Rover Defender 90 TT5. Un saluto da Eric Vida, alla prossima.